Buongiorno ragazzi, oggi non commento una partita del Parma, vi commento la finale di Champions League, ma in modo molto sintetico, anche perché non è che conosco queste due squadre come i miei stivali. Comunque, volevo solo dire ai tifosi dell'Inter, un messaggio per i tifosi dell'Inter. Allora, a parte che siete stati gufati in maniera terrificante, la cosa potrà essere anche naturale, però sinceramente i finali di Champions, squadra italiana, mi sembra che queste cose qua non dovrebbero esistere. Però sappiamo, in Italia, ognuno ha la sua bandiera e diciamo anche di fronte alla finale di Champions a volte non si guarda in faccia nessuno. Comunque io posso dire, ripeto, ai tifosi dell'Inter che secondo me, a differenza di quello che ho potuto fare io nella partita di ritorno dei playoff in casa, devono essere orgogliosi della propria squadra. Assolutamente, perché io sfido chiunque prima di Manchester City e Inter a pensare che l'Inter avesse più di due chance su 10 di uscire a vincere la Champions. Lo confermano le statistiche, lo conferma le quote, diciamo un City con la vittoria tipo 1,50, bene o male la media, mentre un Inter a 5, a 6, quindi diciamo che erano tutti a favore, estremamente a favore del City le quote. Sul campo invece non si è visto questo, sul campo si è visto. Si è visto purtroppo un Inter che ha pressato bene, ha preparato bene la partita, ha imbrigliato il City, non l'ha fatto giocare come voleva, ha avuto tantissime occasioni da gol, diciamo che Ederson, diciamo il portiere del City, gli possono fare l'applauso. E gli possono dare 8 in pagella se non 9 perché ha parato di tutto, è stato decisivo. E vabbè, decisivo è stato anche sicuramente il gol, però gol diciamo come un fulmine ciel sereno di Rodri, un bel tiro sicuramente, è stato molto bravo a tenere la palla bassa, a buttarla di piatto in rete, e l'Inter invece ha beccato una traversa con Di Marco, una specie di pallonetto, diciamo così, di testa, e poi occasioni a go-go, specialmente con Lautaro e Lukaku. Quello che posso dire è che se al 60esimo, 58esimo, giù di lì, Lautaro fosse stato meno egoista, la partita sullo 0-0 si portava sull'1-0 dell'Inter perché bastava darla dietro a Lukaku, invece che tirare defilato a 1 metro dal portiere, tirandogliela addosso. E Lukaku segnava quasi sicuramente. Cioè, a questo punto la partita cambiava sicuramente, però non è stato così. Lautaro molto egoista, sgridato anche dai propri compagni. Un Lukaku che va a sbagliare un gol impossibile anche praticamente a partita finita, tirando un colpo di testa da 3 metri addosso al portiere. Un Lukaku che, diciamo, tra lui e Lautaro si devono dividere un po' le colpe. Perché chi prima e chi dopo ha fallito il colpo decisivo. Diciamo, Inter tradita dai suoi attaccanti, Inter tradita da qualche egoismo di troppo dei propri interpreti, perché Inter che comunque ha fatto una grandissima partita, Inter che, diciamo, nessuno si aspettava di vedere così imbrigliato il City e quindi un Inter che ha avuto più occasioni del City per passare in vantaggio. E quindi, ripeto, la partita è andata come andata, la Champions l'ha vinta il City dopo aver investito 2 miliardi di euro negli ultimi anni per cercare di vincerla, l'ha vinta, ma l'ha vinta 1-0, avendo meno occasioni dell'Inter, e per l'Inter dispiace perché, ripeto, a mio avviso hanno fatto una partita che meritavano assolutamente di andare al 90esimo o 95esimo che sia sull'1-1, e giocarsi i supplementari e poi si vedeva cosa succedeva. Il calcio va così, guardate cosa è successo anche al Parma e quindi ci sta. Comunque, quindi io dico, non è una presa in giro, io faccio i complimenti all'Inter, non perché ha perso ovviamente, i complimenti perché la partita che ha fatto non è certo la partita che io mi aspettavo e tante persone si aspettavano.
tutti si aspettavano che beccasse su 3-4 pere e invece non è stato così, anzi, che quindi devo dire che questo 1-0, se lo segnava prima l'Inter con Lautaro meno egoista che la dava Lukaku, secondo me la partita la vinceva l'Inter. E quindi a volte un episodio, un egoismo può pregiudicare un'intera partita, fatta una partita di una finale di Champions. Quindi lì le squadre, Inter ha dimostrato di essere alla pari. Dopo è chiaro che un City da record è riuscito anche appunto a spuntare in questa partita dove non è, quello che si è visto è che addirittura, forse, anzi senza forse, ha giocato peggio dell'Inter. Quindi se la spunti anche in queste partite in questa maniera vuol dire che effettivamente devi vincere, cioè nel senso deve andare così. Niente, non dico altro perché non voglio stare a dare i dettagli della partita, delle variazioni, perché al momento non mi interessa più di tanto. Questo è stato un commento da parte mia. Come farò anche in seguito, probabilmente anche su altre partite, non solo del Parma, lo vedremo anche dal vostro riscontro, cioè se interessa o non interessa che io commenti brevemente o meno brevemente anche altre partite, lo vedrò dai risultati. E niente, presto farò anche sicuramente il post partita di Bari-Cagliari, o meglio di entrambi, quindi un sunto delle due partite. Vediamo chi la spunta fra Cagliari e Bari e facciamo un bel commentino finale. Per il momento vi ringrazio, vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale se non lo siete e di mettere like e commenti sotto questo video, ricordandovi però che i commenti sono vagliati. Perché al momento questa è la mia decisione, non voglio vedere commenti, diciamo, dai toni, diciamo, non gradevoli, e quindi sono vagliati. E quindi vi saluto e alla prossima occasione. Ci sentiamo per commentare, diciamo, la qualificata alla Serie A, diciamo, tra Bari e Cagliari. Vediamo chi la spunta e ci sentiamo presto. Arrivederci dal Mago. Ciao.